C'era una volta un uomo così pigro che sua moglie doveva ogni giorno tirarlo giù dal letto per spingerlo a fare qualcosa, e neanche così riusciva a spronarlo. Ogni sera si coricavano senza che l'uomo avesse fatto assolutamente nulla nella sua giornata, mentre la moglie non si fermava un attimo e lo rimproverava per la sua pigrizia. «Non mi rimproverare», diceva lui alla moglie. «Vedrai come un giorno diventeremo molto ricchi e non dovrai lavorare né lamentarti di nulla. E puoi spiegarmi come pensi che diventeremo ricchi se passi tutto il giorno a prendere il sole?» rispose la donna. «Non lo so», disse l'uomo pigro, «ma dall'altra parte della montagna vive un uomo saggio che dicono abbia una risposta a tutte le domande. Prometto che domani farò uno sforzo e andrò a chiedergli cosa devo fare per uscire dalla pigrizia e dalla miseria». La mattina seguente, all'alba, dopo che la moglie lo spinse fuori dal letto, l'uomo pigro mantenne la promessa e partì alla ricerca del saggio della montagna. Aveva camminato per un giorno intero quando si imbatté in un lupo molto magro e molto affamato. «Dove vai, brav'uomo?» chiese il lupo. «Vado a visitare un saggio che mi dirà cosa devo fare per non essere più povero», rispose il pigro. «Per favore», disse il lupo, «chiedigli cosa devo fare per poter saziare la mia fame, perché mangio e mangio, ma non è mai abbastanza». Il pigro promise di farlo e continuò il suo cammino. Dopo un altro giorno di duro cammino su terreno roccioso, vide un albero di mele lungo il sentiero che stava percorrendo. «Dove vai, buon uomo?» chiese l'albero. «Vado a incontrare un saggio che mi insegnerà come curare i miei dolori», disse il pigro. «Per favore», disse l'albero, «chiedigli anche qual è la cura per i miei. Da anni non do frutti e in piena primavera le mie foglie si seccano all'improvviso come arrugginite». Il pigro promise di farlo e continuò il suo cammino. Dopo un altro giorno di marcia, arrivò ad un lago che si trovava sul suo percorso. In quel lago, un pesce enorme iniziò a nuotare accanto a lui, chiedendogli «Dove vai, uomo?» «Vado alla capanna di un saggio che mi insegnerà come risolvere il mio problema», rispose il pigro. «Per favore», disse il pesce, «chiedigli come posso risolvere il mio. Da anni non godo del cibo perché ho qualcosa come un tumore che mi blocca la gola». Il pigro promise di farlo e continuò il suo cammino. Il giorno seguente, verso il tramonto, finalmente vide il saggio anziano seduto placidamente su una roccia, contemplando il tramonto. Impressionato dall'aspetto venerabile dell'anziano, il pigro si avvicinò con rispetto e spiegò al saggio il motivo del suo viaggio. «Venerabile anziano, cosa devo fare per sfuggire alla miseria?» chiese. «Devi solo chiedermi questo?» chiese il saggio. Il pigro spiegò al saggio anche le richieste del lupo, dell'albero e del pesce. Il saggio rispose: «Il pesce ha una grande pietra preziosa bloccata nella sua gola. Quando qualcuno gliela toglierà, finirà il suo malessere. Nelle radici di quell'albero c'è sotterrato un baule pieno di pietre preziose. Quando qualcuno scaverà quella terra per tirarlo fuori, l'albero rinascerà con nuove foglie e frutti. E per quanto riguarda il lupo, per saziarsi deve divorare il primo fannullone che incontra». «E io, maestro, che devo fare per sconfiggere la povertà?» chiese il pigro. «Tu devi solo tornare indietro lungo la strada che ti ha portato fin qui e tornare a casa», disse il saggio, senza distogliere lo sguardo dall'ultimo raggio di sole. In quel momento il sole scomparve sull'orizzonte. L'anziano si alzò in piedi, raccolse la sua lunga tunica e camminò maestosamente verso la sua capanna. Ispirato da tale previsione, il pigro non pensò ad altro che a tornare immediatamente lungo lo stesso percorso. Passando accanto al lago, il grande pesce si affacciò chiedendogli cosa avesse detto il saggio sul suo problema. «Ti curerai dal tuo male appena qualcuno ti toglierà quella pietra preziosa che hai in gola», gridò il pigro senza fermarsi. Il grande pesce lo implorò di togliergliela, ma l'uomo non si fermò. Così il pesce gridò: «Pensa che se lo farai, io guarirò e tu potrai tenerti la pietra preziosa e diventare ricco». «Uff! Toglierti la pietra dalla gola, in mezzo a quell'acqua fredda», disse il pigro. «Il saggio mi ha detto che non mi sarei dovuto sforzare per essere ricco e che mi sarebbe bastato tornare a casa lungo la stessa strada senza fare niente. E questo è ciò che farò».
Così il pigro continuò il suo cammino e alla fine tornò ad incontrare il melo che chiese: «Che ha detto il saggio?» «Ha detto che le tue foglie si rigenereranno e i tuoi frutti matureranno quando qualcuno toglierà dalla terra il baule di monete d'oro incastrato tra le tue radici», disse il pigro senza fermarsi. «E cosa aspetti?» gridò il melo. «Scava la terra e trova il tesoro. Io rinascerò e tu sarai un uomo ricco», disse ancora il melo. Il pigro rispose: «Scavare ora? Che stanchezza! Il saggio ha detto che non avrei dovuto fare niente per essere ricco e che mi sarebbe bastato tornare a casa lungo la stessa strada senza fare niente, e questo è ciò che farò». Così il pigro continuò il suo cammino e alla fine incontrò nuovamente anche il lupo, più magro e più affamato di quando l'aveva visto per la prima volta. «Raccontami, hai incontrato il saggio?» chiese il lupo. Il pigro raccontò al lupo del suo incontro con l'anziano e dei saggi consigli dati al pesce e all'albero di mele. «Accipicchia! Allora dovrai fare molta attenzione. Potresti essere assalito da qualche ladro, ora che sei diventato ricco», disse il lupo. E con un'aria dubitativa continuò: «Capisco che hai potuto nascondere la pietra preziosa che hai tolto dalla gola al pesce, però dov'è il baule con le monete d'oro che hai scavato dalle radici dell'albero?» «Ma quale pietra preziosa e quali monete?» sbadigliò il pigro. «Il saggio ha detto che non avrei dovuto fare niente per essere ricco e che mi sarebbe bastato tornare a casa lungo la stessa strada. Quindi, perché avrei dovuto raffreddarmi nell'acqua fredda del lago o rompermi la schiena scavando la terra?» Stava per andarsene, quando il lupo lo fermò. «Aspetta, aspetta. Hai chiesto all'anziano cosa dovrei fare con il mio problema?» «Sì», disse l'uomo. «Il saggio mi ha detto che per saziare la tua fame devi gettarti sul primo fannullone che incontri sulla tua strada». «Davvero? Stupendo! In effetti questo anziano è un uomo molto saggio», disse il lupo mentre si gettava golosamente sul pigro e se lo divorava per intero. E così, raccontano i saggi, è come finiscono i pigri e i fannulloni. Se questa storia ti ha ispirato e desideri conoscere altri racconti motivazionali, ti invitiamo a iscriverti al canale Dose Mentale. Ci vediamo nel prossimo video.